Siamo in uno dei posti più belli al mondo, credo, alle nostre spalle Castel Sant'Angelo, davanti a noi Via della Conciliazione e la Basilica di San Pietro, il mitico cupolone cantata da Antonello Venditti, che non nomino a caso perché ho il piacere stasera di avere Donna Roma al secolo Nicole Riso. Ciao a tutti! Ci conosciamo da anni perché abbiamo frequentazioni sanremesi, la sala stampa, eccetera, con Radio Lolgiata e quant'altro, però questa sera parliamo di Nicole come artista. Ho detto Donna Roma e quindi spiegaci perché. Allora, Donna Roma nasce come primo singolo ed è una canzone che racconta di Roma da un punto di vista artistico, facendola in metafora con come se fosse una donna, quindi le linee della donna che sono dedicate, i momenti di Roma che sono dedicate allo stesso modo. Quindi Donna Roma nasce come singolo, ma poi intraprende un percorso come progetto musicale, perché il mio obiettivo è proprio di rivalutare la musica popolare romana, raccontando di Roma e raccontando anche vicende tematiche sociali della Roma di oggi, anche del mondo, ovviamente. E devo dire anche un'altra cosa, che Donna Roma mi ci chiamano ormai, è diventato infatti, tipo il mio nome d'arte, ecco, il mio nome d'arte Donna Roma. Che ti ha dato grosse soddisfazioni perché hai vinto un premio molto importante proprio con questa canzone. Sì, infatti ho vinto il premio del contest Dallo Stornello al Rap, che è uno dei premi più importanti per quanto riguarda la musica popolare romana. Emozione fantastica, perché eravamo negli studi della RAI di Via Asiago, quindi proprio si respirava l'atmosfera dell'Italia, di tutta l'Italia, di tutto quello che ha fatto storia, no? Nella musica italiana e non solo. E niente, quindi Donna Roma ha un sacco di soddisfazione, anche gente dal Brasile che mi ha scritto, dall'Argentina, quindi è amata, la musica popolare è amata in tutto il mondo. No, anche perché questo accento mi sta facendo impazzire, sentito così naturale, così. Siamo nel centenario di Alberto Sordi, quindi meglio di questa romanità da recuperare. Però, quindi, il tuo progetto musicale, diciamo, è un recupero della tradizione romana adattato alla musica pop attuale, direi, no? Esatto, non solo, è anche contaminata con quello che noi chiamiamo folk. Folk mondiale, quindi si parte da uno stornello Donna Roma che è più uno stornello pop, quindi rivalutato con i suoni di oggi, fino ad arrivare a Fortunella, che è d'altronde addirittura mariachi, quindi si sta parlando di un altro continente, fino ad arrivare a Dammi una carezza, che è una cosa un po' più blues, un po' più intima, fino ad arrivare poi a Nino Antonio, che è il mio ultimo singolo. Il mio ultimo singolo, che a livello di arrangiamenti si tratta generi western quasi, ricordo molto il Far West, con queste chitarre molto particolari. L'argomento è assai complesso e assai delicato. Parliamo. Perché Nino Antonio racconta la storia di due ragazze dello stesso sesso che si innamorano. Allora io premetto, ogni volta che io mi sentisco dico sempre, mi dà fastidio dire omosessuale, mi dà fastidio perché l'amore effettivamente non è un cliché, dovrebbe essere universale e dovrebbe essere a pari per tutti. Perché io devo etichettare qualcuno? Se un maschio ama un maschio, ben venga, basta, è amore, non dà fastidio a nessuno. Quindi in quella canzone è proprio quello, io dedico proprio quello. Voglio che l'amore sia visto a livello universale, non amo le etichette e lo dico sempre. Ok, hai parlato dei tuoi spettacoli. Tu sei una cantautrice, quindi scrivi delle cose e ne rielabori altre. Ma non fai soltanto la cantante in senso stretto, mi stavi dicendo. Cosa fai d'altro? Hai due tipi di spettacoli musicali diversi. Mi dice di più un'altra cosa. Esatto, perché oltre allo spettacolo di musica inedita, quindi io come cantautrice, c'è anche il discorso dei live, che intraprendono un percorso di tutta la musica popolare che è stata romana, quindi Gabriella Ferri, Lando Fiorini, Nino Manfredi, addirittura Alberto Sordi, perché io lo cito sempre in tutti i miei live. E poi l'ultimo progetto che stiamo elaborando insieme a una compagnia teatrale di Roma, che sono i ragazzi che si sono occupati della recitazione del video di Nino Antonio, quindi trattano proprio il discorso dell'omosessualità insieme a me, insieme a questa compagnia teatrale stiamo facendo un spettacolo con
commedia teatrale musicale, tutto dedicato a Roma e soprattutto tutto dedicato al mio progetto, quindi per me è un grande onore. Questi ragazzi giovanissimi, tengo a ribadirlo, giovanissimi, perché è difficilissimo per non è che giovani. Sia vecchia, no, dire, però, no, no, però è difficile anche che una compagnia teatrale giovane rischi insieme a te, insieme al tuo progetto, quindi mi ha fatto molto piacere e quindi stiamo lavorando anche sullo spettacolo teatrale. E il riscontro del pubblico qual è con questa rivalutazione della canzone popolare, diciamo così, romana? Allora, dico la verità, all'inizio la gente è un po' scioccata. Scioccata perché? Perché non è più abituata a sentire la musica popolare romana, perché non si sente ormai da anni, c'è stato un buco di tanti di decenni dove non si è sentita più la musica popolare. E quindi all'inizio uno stato di shock, ma poi è come se la gente si senta a casa, cioè sente quel tassello che gli è sempre mancato. Quindi a me questa cosa qui è la cosa più grande che mi poteva come dire, aiutare nello scrivere, nel continuare a scrivere la musica popolare, anche perché ha un percorso abbastanza particolare, ecco, non è che lo senti tanto in giro, e quindi io sono contenta che la gente risponde bene. Alla fine la gente si sente parte non solo di una città, ma di un paese. Quando ascolta la musica popolare, la gente si sente italiana, e quello è il messaggio più grande che io voglio portare con il mio progetto, il sentirsi italiani, patriottici. Una cosa bellissima quella che hai detto: se metti un decimo dell'energia che stai dimostrando questa sera qui in questa intervista, deve essere qualcosa di speciale. Senti, un'ultima cosa, abbiamo parlato del centenario di Sordi, che tu giustamente, e ti ringrazio perché io ho visto tutti i film, adoro Alberto Sordi, Carlo Verdone, ma Alberto era in anche io adoro Stradolu. Vista la location in siamo, quindi ripeto, abbiamo alle spalle questo bellissimo Castel Sant'Angelo e a pochi passi da noi di San Pietro. Ti do un piccolo input. In un film che si intitola Non si ruba a casa dei ladri, Maurizio Mattioli, uno dei massimi in questo momento esponenti della romanità nel mondo del cinema, a un certo punto, in una scena del film, fa un monologhino, un piccolo monologo, in cui dice che cos'è Roma per lui. E paradossalmente, essendo di Torino, nella scena successiva fa l'accento piemontese. Quindi ti chiedo, cos'è per te Roma? Roma per me è il nucleo della storia mondiale, cioè si passa da un Colosseo, che è la storia dei romani, della popolazione che ha conquistato il mondo, alla cupola di San Pietro, che rappresenta la cristianità, cioè che il cristianesimo è stato importante in tutto l'ambito storico, ma per me è amore. Non so darti un'altra descrizione, per me è amore puro, io sento Roma in maniera viscerale, per me è difficile abbandonare questa città, quindi non so darti un'altra descrizione. Roma Capoccia. Senti, ricordiamo per chiudere dove possono seguire il tuo lavoro, come cantautrice, come attrice teatrale, i tuoi progetti, social, eccetera. Ovviamente, social, quindi Instagram. Donna Roma _ official, poi ho il trattino basso è per la corona, devo fare l'internazionale, molto poco, e ovviamente su Facebook pagina Donna Roma e Nicole Riso official page, poi sito internet www.nicoleriso.com e poi basta, chi mi ama mi segua, venitemi a vedere i concerti. Potessi ti darei un bacio, ma non mi permette le regole Covid, faccio il baciamano, graditissima ospite questa sera, davvero una situazione meravigliosa, grazie per l'energia, grazie per le bellissime grazie a cose voi, che hai detto. Bellissima la location anche, non l'ho mai fatto l'intervista con te. Nicole Riso, AZTM. Ciao. Ciao. La storia di una grande città come fosse la pietà. Stiamo parlando di un'altra città spaccato Roma a metà. Fermo qua. È come una donna che ha deciso chi ama. Hai capito, sai? Parlo di una grande senza metà. Chiese, ma già un solo Dio.